Buongiorno a tutti! Video top flop dell'ultimo periodo. Ho avuto modo di provare diversi prodotti, sia low cost che at cost, acquistati negli ultimi mesi dove non dovevo spendere un euro, ma in realtà mi sono lasciata influenzare da le varie promo che ho trovato in giro. Ma iniziamo subito dalla Norvina, che è la palette super chiacchierata di Anastasia Beverly Hills, che trovate adesso da Sephora, ma che io ho acquistato sul sito ufficiale di Anastasia Beverly Hills. Mi è arrivata tipo in 5 giorni, è andata tutto bene, la spedizione è questa qui. L'avete vista in action in qualche video, casomai me lo metto nelle schede, ed è una palette che io ho testato abbastanza e finalmente ho una mia opinione. Ci ho messo un bel po' di tempo per capirla bene. Premesso che è molto polverosa, questa è una nota negativa veramente per me tragica, perché devo fare sempre la base successivamente, perché soprattutto i colori opachi tendono a fare tantissimo fallout e i colori metal, addirittura questo qui che sembra proprio un pigmento pressato, secondo me per utilizzarlo, per avere il massimo della sua performance, deve essere bagnato, perché altrimenti inizia a svolazzare ovunque. Altra cosa che volevo dirvi è che io non ho mai provato ombretti di Anastasia Beverly Hills, ma ho degli illuminanti che utilizzo come ombretti, ma proprio gli ombretti non li ho mai testati, quindi è la mia prima palette di questo brand. Come approccio, diciamo che la nota, come dicevo prima, negativa è la polverosità, che diventa insopportabile, ma nello stesso tempo ci sono alcuni colori che comunque sono veramente molto particolari, come lo stesso Rose Gold o anche Wild Child, questo qui, questo rosa, non so se l'ho pronunciato bene, o Dazzling, che mi sono piaciuti tantissimo. È una palette che comunque mi permette di fare un look completo, quindi anche da quello più naturale a quello più strong, però se dovessi consigliarla e promuoverla a pieni voti, purtroppo non mi sento di farla, perché di farlo, perché comunque ho riscontrato che fa troppo fallout ed è troppo difficile da utilizzare. Una palette che tutta l'estate ho detto non la compro, questa volta non la compro, ho detto no vabbè la devo comprare, poi non la compro, alla fine ho ceduto, è questa qui di Urban Decay, la Born to Run. C'ha uno specchio mega galattico, è enorme ed è scatolata bene, grande, robusta. Ne ha parlato tutto il web. Allora, a mio parere non tutti i colori sono performanti, cioè ad esempio ci sono questi qua borgogna che non sono eccezionali, ma nello stesso tempo la grande varietà di colori e la grande varietà anche di texture mi permette di portarmi dietro, quando devo andare a qualche parte, una palette completa. Mi è piaciuta tantissimo, tutto sommato, anche se alcuni colori li ho trovati un po' asciutti, un po' più secchi di altri che sono molto burrosi. Secondo me è una palette validissima. L'unica cosa che non c'ha è la nuance dei blu, però io tecnicamente il blu non lo utilizzo, ci sono dislessica, non lo utilizzo quasi mai, però vedete c'è il verde, ci sono questi qui che vanno anche nell'arancio, il viola, poi ci sono diversi illuminanti, come dicevo prima, da quelli semi opachi, colori di transizione. Insomma, secondo me è una palette validissima, e se riuscite a trovarla ancora, penso di sì, comunque regalatela per Natale, perché veramente è una palette completa, che se andate fuori oppure volete un'unica palette con la qualità, sapete, la qualità di Urban Decay è eccellente, andate tranquillamente a comprarla. Parlando di low cost, mi avete visto utilizzare questa palette qui di Makeup Revolution, che è la Eyes Like Angels, che acquistai facendo quest'ordine perché vi volevo far vedere, volevo provare un po' tutti i prodotti di questo brand, e quindi ho detto ma proviamola. Quindi io l'ho testata anche altre volte dopo quel video che ve lo metto sempre nelle schede, e no ragazze, non mi piace, devo essere sincera, perché sono quasi tutti metallici, non ci sono colori di transizione, non riesco a fare un look completo, anche se sono abbastanza pigmentati, poi per il prezzo che c'ha, tecnicamente non mi piace, per di più puzza tremendamente, ragazzi, questa era una nota negativa, puzza proprio di talco, non è un odore che mi piace tanto, e mi sento di bocciarla, non spendete quei 7-10 euro, è inutile per questa palette. Palette sempre di questo brand, però in questo caso Revolution Pro, è questa qui che appena ho visto ho detto no vabbè, ho
fatto il risparmio la volta scorsa, adesso voglio un attimino provare un'altra palette di ombretti, perché voi mi avete straconsigliato sotto quel video di provare altre palette, perché le altre palette erano bellissime. Allora ho comprato questa qui che ha questo effetto marmorizzato. E di questa ho realizzato anche il video che vi metto sempre nelle schede. E sono veramente colpita dai colori matte, i colori opachi, che però in questa palette sono 4. Ma nello stesso tempo abbiamo un aranciato, un marrone aranciato, un marrone più scuro, due colori di transizione e poi sono tutti un po' perlati. Quelli perlati appunto non sono scriventissimi, sono sincera. L'unica cosa è che bagnandoli veramente sono eccezionali, non spolverano ad esempio come la Norvina e sono veramente performanti, mi piace tantissimo, quindi questa qui strapromossa. Visto che sono stata bombardata da recensioni sulla novità di NYX Professional Makeup sui fondotinta, questi Can't Stop One Stop, io vi ho realizzato un video stress test di tutta la giornata mentre utilizzavo nello specifico questo fondotinta qui, che è il Warm Vanilla, il 6.3, che da come avete visto nel video è molto chiaro rispetto alla mia pelle, ho sbagliato a prenderlo, e quindi poi sono andata in negozio e ho acquistato la colorazione Classic 10, che invece è il 12. Li vado a miscelare in questo modo, di modo che riesco a utilizzarli tutti e due, e devo dire che mi piacciono tantissimo. Cioè, è un fondotinta che, nonostante sia tra virgolette low cost, perché comunque ci aggiriamo su una cifra di 18 euro se non erro, ha una performance bellissima, perché nonostante sia finish matte va a levigare tantissimo la pelle e nello stesso tempo non fa quell'effetto pastone, cioè riuscite a dosarlo, quindi a mettere anche poco prodotto e a stemperarlo con una spugnetta bagnata, perché con il pennello avete capito che non si può utilizzare, ve l'ho detto in quel video. E mi è piaciuta tanto anche la loro spugnetta, che l'ho utilizzata, vedete, anche per fare baking, perché ha una forma molto particolare e quando si bagna diventa molto ampia, non è morbida come la Beauty Blend. Beauty. Prodotto che però devo poggiare è il primer, sempre della stessa linea. È tremendo, da come avete visto anche in quel video, mi fa staccare il fondotinta. L'ho provato anche con altri tipi di fondotinta, mi fa lo stesso problema, e cosa peggiore è principalmente sul naso l'effetto che ritrovo e sulle alette, come se non si fondesse bene nella curva, non so dirvi. Comunque il fondotinta che poi andiamo ad applicare successivamente si stacca e diventa a chiazze. Quindi veramente bocciatissimo, mi dispiace, perché i fondotinta sono fantastici, il primer no. Parlando di skincare, tanto che la sto provando, però devo dire che è circa una settimana, devo dire che mi ha colpito talmente tanto questa crema di cui vi sto per parlare, che volevo inserirla in questi top flop. Sto parlando della crema di Elemis, è una crema tipo mousse, l'ho ricevuta dal brand, mi hanno inviato una confezione sia con il detergente, che è tipo un burro, che sto ancora testando, devo ancora capire, ma mi piace tantissimo il profumo. E poi questa qui dentro un cofanetto con anche un panno di microfibra, quindi un cofanetto natalizio. È una crema da giorno, ok? Però io la sto utilizzando di sera perché è un poco più ricca rispetto alle creme che utilizzo abitualmente di giorno e che utilizzo poi come base trucco. È un anti-age che va sia a prevenire sia a levigare magari le rughe un po' più accentuate, e io quando la applico, al di là che sento questa sensazione di freschezza, visibilmente si vede la mia pelle più distesa, cioè più levigata. Direte voi, perché non la applichi di giorno invece che di sera? Perché secondo me i principi attivi che contiene questa crema sono perfetti anche di notte, e siccome è una crema abbastanza nutriente, secondo me la notte fa il suo sporco dovere. Vi giuro, a me piace tantissimo, sono entusiasta, è vero che costicchia, però veramente io credo di riacquistarla nel momento in cui finirà. Sapete che io ho promosso sempre di questo brand un po' tutte le loro creme, ne ho provate, ho provato quella per pelle mista, eppure mi è piaciuta tantissimo, ma mi sono piaciute tantissimo le capsule Day & Night, quelle veramente sono fantastiche. Un correttore che
Per fortuna ho preso un colore, il light beige. È questo qui che è il Born This Way di Too Faced. Il colore è perfetto per le mie occhiaie, anche solo questo dovrebbe andare bene al di là delle notti insonni ultime, ma dovrebbe andare bene. Il problema è che questo qui si ficca tutto nelle bighette. Non so come fare, però questo è multi-use scatter, cioè va anche sul viso e effettivamente sul viso, ad esempio sul mento, sulla parte intorno al naso, non mi dà particolari problemi, ma sul contorno occhi lo trovo un po' pesantuccio, quindi non credo lo riacquisterò o ne acquisterò un altro colore. Parlando sempre di base, in questi mesi mi sono fissata con la base, ho comprato con lo sconto del 20% che avevo da Sephora con la carta black il fondotinta nuovo che è uscito quest'estate di Benefit, e questo qui mi faceva troppo tenerezza. Il colore che ho preso io è il 3 ed è perfetto, ed è il fondotinta che indosso. Vedete che è comunque abbastanza luminoso e mi piace tantissimo questo effetto. Io sono pro effetto leggero, luminoso, non pastoso, abbastanza coprente, modulabile e che non sentite sulla pelle, e questo è praticamente quel tipo di fondotinta. C'ha una modulazione, si può dire modulazione, comunque non elevatissima, nel senso al massimo potete fare due passate perché non si asciuga perfettamente, però allo stesso tempo non si lucida eccessivamente. Con una buona cipria, settato con una buona cipria, va benissimo. Prodotto flop, perché forse sono incapace io nel metterle, sono le ciglie magnetiche di Ardell. Ci ho provato per parecchie volte. Sono impazzita perché ho visto online tantissime persone che le mettono e vanno, sono bellissime. Io purtroppo, prima di tutto, quando sono riuscita a metterle, si vedeva la differenza tra la parte esterna e la parte interna, perché da come potete vedere sono piccoline. Cioè non hanno la rima intera, ma solo la parte esterna. L'idea è geniale, perché comunque alla fine non utilizzare la colla per ciglia finte è ottimo, anche perché non tutti possono utilizzare le ciglia finte, perché c'è chi è allergico al lattice e la colla per ciglia finte, la maggior parte delle colle per ciglia finte c'ha il lattice, ma nello stesso tempo però si vede il distacco. So che esiste un applicatore apposito, un giorno forse lo comprerò, non lo so, se lo troverò lo comprerò magari, e ci sono anche delle ciglia finte un pochino più naturali di queste che ho comprato io, che forse non mi fanno vedere il distacco dalla mia ciglia alla ciglia più esterna. Quindi intanto queste non le posso utilizzare, non le utilizzerò mai purtroppo, perché si vedono e mi sento appunto di bocciarle per questo motivo. Palettina di Huda Beauty, l'Obsession, l'ho comprata perché anche qui ho visto diverse recensioni positive e ci sono tanti topper, tanti ombretti che si possono applicare su altri ombretti, sono tutti più glitterati, quindi molto molto shimmer, glitter, vista così, oddio, ma anche swatchandola i colori sono stupendi, sembrano pazzeschi. Il problema è che sui miei occhi almeno mi fanno effetto donna di 70 anni, mi invecchiano tantissimo la palpebra. Onestamente non è stato un acquisto felice che ho fatto, e questo è il motivo per cui non ho acquistato le palettine, oltre al fatto che dovrei fare un po' di risparmio, ma non ho acquistato le palettine, quelle lì uscite, 5 palettine, perché secondo me queste piccole non sono tutte fantasmagoriche. Parlando sempre di basi, volevo un attimino spendere due parole per questi fondotinta qui di Makeup Revolution. Ho comprato l'F6 che mi ha sbiancato tantissimo, e siccome il finish, la resa mi è piaciuta tantissimo, ho acquistato l'8.5. ragazzi, gli swatches online sono tutti farlocchi, tutti falsi, almeno su di me, cioè l'8.5 è praticamente quasi come il 6, eppure ci sono ben 2,5 punti di differenza, ma l'8.5 è bianco ugualmente. Purtroppo non acquisterò altri fondotinta, perché da che costava 10 euro già siamo a 20 euro, poi dovrei comprare un altro fondotinta e saremo a 30 euro, quindi con 30 euro io mi compravo un fondotinta di Dior, quindi diciamo che mi sento di bocciare soprattutto per le colorazioni e sul fatto che sono talmente difficili da trovarli anche in negozio, da OBS, perché poi fondamentalmente, cioè, il prodotto a me è piaciuto. Idem per i correttori, questi qui che tutti spacciano per i dupe di Tarte, secondo me non sono, ci azzeccano proprio niente con i dupe di Tarte, e anche qui i colori, io ho comprato il C8.5 e risulta sempre chiaro. Per di più non lo trovo abbastanza coprente, quindi ci devo addizionare sempre un altro tipo di correttore, e quindi alla fine per me,
non le comprerei altre, ecco. Parlando di rossetti invece, devo assolutamente promuovere il rossetto che indosso, che è la Chofid di Fenty Beauty. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, ho visto tante recensioni su quello rosso, tante recensioni positive, ho detto vabbè, vado a comprarlo. La durata è fantastica, ragazze, se mi seguite su Instagram lo sapete, perché sono andata a Roma un paio di settimane fa e l'ho indossato la mattina tipo alle 10 ed era l'una di notte, ve lo giuro, era ancora lì. Sì, si era un po' rovinato perché avevo mangiato, bevuto sicuramente, però cioè la forma era lì, è veramente fantastico. Forse l'unica pecca che ci troverei è che è un po' liquidino per i miei gusti, però in linea generale poi si asciuga e non secca tanto. Altra cosa un po' negativa è che comunque il fatto che lo tenete su per tante ore, che non si strucca, non si fa, diciamo che fondamentalmente il giorno dopo avete le labbra un po' secchine. Ecco, due rossetti che mi sono piaciuti tanto, 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 sono questi qui di Clio Makeup. Ne ha mandati i quattro nuovi colori che sono usciti quest'estate. E Mio Amor è un colore bellissimo, vedete com'è? Sempre su queste tonalità. Poi per di più hanno un odore fantastico e sono molto confortevoli e hanno un'ottima durata. Io ci abbino sempre una matita, ovviamente, per farli durare di più, e veramente sono buoni se volete un rossetto confortevole, ma comunque di buona tenuta. E Mama Not, quest'altro, vedete che sono abbastanza simili, questo è un po' più vivace e sono curiosa di provare, sì, sono curiosa di provare anche quelli liquidi, perché so che resistono tanto e ci sono dei colori veramente spettacolari, ma sono sempre sold out, quindi prima o poi li acquisterò quando avrò qualcosina di soldi messa da parte per gli acquisti di make up. Questi sono i prodotti che ho testato in questi mesi, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti di questi mesi e soprattutto se vi trovate con me con tutti questi ragionamenti che ho fatto. E niente, vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.